È proprio come se foste voi a camminare per quelle strade verso Santiago. Il cammino immortale, già il titolo del libro, spalanca prospettive di infinito e lo fa in modo inatteso perché graduale. Un'opera che è anzitutto un racconto di viaggio e per questo c'è tutto: i preparativi, la carta che dovrà attestare il compimento del viaggio, poi la partenza e ovviamente la fatica, la pioggia che ti coglie alla sprovvista, un bivacco, incontri, le vesciche ai piedi, il confronto con altri pellegrini e con le loro lingue. Christophe Ruffin, l'autore, che è anche medico prima di essere scrittore dalla penna fine e accattivante, conserva uno sguardo lucido su quanto vede e su quanto accade al suo interno, alle sue proprie emozioni. E quindi noi, camminando con lui, condividiamo gli affanni della strada, ma entriamo nel senso della sua marcia. Pensiamo a quale sia il miglior percorso, ma ci immergiamo nelle solitudini sua e di tanti altri, in momenti di stasi e silenzio, magari tra la nebbia di un'alba insonne. Ecco, è proprio qui, nella solitudine, che, dice l'autore, la mente perde la sua aridità, dimentica la disperazione ed è irrigata da un'energia che sorprende lei per prima. Attenzione, sono le sue parole, parole di un laico che però ha il coraggio di ammettere, concludendo il suo viaggio, di vedere la realtà perdersi e permettergli di scorgere cosa c'è al di là di essa e che si diffonde in ciascuna delle sue creature. Beh, se avevate qualche dubbio, sono un remoto progetto di fare questo pellegrinaggio, leggetevi questo libro e vedrete che cambierete idea. Non vedrete l'ora di partire.